Buon pomeriggio a tutti. Siamo insieme alla conferenza stampa Mangiante Sky Sport. Eccoci. Partirei prima di fare l'allenatore da Alessandro Forenzo. Volevo chiederti il significato per voi di questa partita, se è una grande occasione, se è un match point, come approcciate a questa partita? Approcciamo sicuramente una partita importante, una partita che può valere tanto per noi, ma tanto per loro. Audio. Si sente meglio? Io lo sento radio. Scusateci per l'inconveniente. Dicevo, può valere sicuramente tanto per noi ragazzi, ma vale tanto per Roma. Potrebbe valere una qualificazione che sarebbe la quarta volta nella storia della Roma giocare un quarto di finale. Quindi vogliamo approcciare bene e cercare di fare il nostro meglio. Ростов-Таков, как вы видите этот матч, это для вас очень важный матч, и что вы думаете об этом? Он отвечает, что этот матч действительно очень важен не только для нас, ребят, для нашей команды, для истории команды, потому что до такого уровня эта команда доходит только в четвертый раз. Per Sergio Francesco volevo chiedere, diciamo, all'interno sempre del calcio collettivo che avete messo in mostra anche nelle ultime due partite, una partita così ricca di significati a volte ci si aggrappa anche a dei grandi centravanti. Torna Dzeko dopo la squalifica in campionato, e chiedo che momento è per questo giocatore, perché abbiamo visto il miglior Dzeko contro il Chelsea allo Stamford Bridge, abbiamo visto un grande Dzeko a San Paolo contro il Napoli, come lo ha visto in questi giorni? L'ho visto meglio insieme alla squadra, nel senso che tutti quanti abbiamo un unico obiettivo, cercare di passare questo turno per arrivare ai quarti. Ci passiamo attraverso un lavoro di squadra, di collettivo, ovviamente sapendo che davanti abbiamo un centravanti che, se gli si dà la possibilità ed è in buona giornata, può fare dei gol straordinari, può mettere nelle condizioni della squadra di poter far gol, non solo lui, ma proprio come ha fatto all'andata, mandare in gol i propri compagni. Quello sarà determinante lui, come tutta la squadra. Значит, вопрос таков. Так как великие нападающие могут решать такой матч, сейчас возвращается Дзеко, это для него может быть очень хороший момент. И так как у него спросили, почему, то есть, что вы думаете о нем, он говорит, что не знает, он в форме, потому что никогда его не видел с командой в последнее время. Но также это значит, что будет коллективная работа, а не игроков. Di Francesco, buongiorno. Preoccupato per questa Roma che ultimamente ha giocato una partita a metà, anche contro il Torino, brutto primo tempo, poi grande riscatto nel secondo tempo, anche in Ucraina era successa una cosa simile. Molti dicono è una Roma che non deve fermarsi ai 45 minuti, ma almeno deve arrivare a giocare bene per 75. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ovviamente non possiamo pensare di scendere in campo col pensiero di giochiamo 45 minuti. È ovvio che in tanti momenti di queste gare si è dimostrato di non avere grande continuità, ed è quello che ho espresso io in diverse occasioni. Mi auguro che tutto questo che abbiamo passato, alternando delle prestazioni buone e altre meno buone, ci faccia capire di avere maggiore continuità in quello che esprimiamo durante la gara. Questa è una gara dove non possiamo sbagliare, perché lo già fare, arrivare a 75 minuti fatti bene, significa portare a casa un risultato importante. È ovvio che davanti abbiamo una squadra forte, però noi abbiamo il desiderio di passare il turno, e per fare questo non ci possiamo accontentare di fare solo per un tempo. Значит так, вопрос был такой, так как в последнее время Рома играет отличные партии, ну, наполовину, то же самое произошло и в Украине. Как вы думаете, какая сейчас, в каком состоянии находится команда? Он говорит, будем надеяться, что сейчас, после многих матчей, которые мы сыграли действительно наполовину, будет продолжительность крутая, и так это матч такой, в котором ошибаться
нельзя я надеюсь очень сильно на работу команды то что мы наконец-то будем играть с продолжительностью то есть весь матч Chancy Romarato per il mister cosa non vorrebbe rivedere della gara di andata è un po' quello che ho espresso prima come risposta nel senso che voglio da parte della squadra grande continuità non fermarsi dopo magari anche la possibilità di andare in vantaggio, avere grandissimo equilibrio, l'intelligenza di dare continuità di prestazione. Ma al di là di quello, rivedere determinate situazioni positive, altre un po' meno in fase difensiva, secondo me abbiamo commesso un po' troppi errori, non solo individuali di reparto, e questo non ce lo possiamo permettere nella partita di domani. Вопрос таков, чего вы бы не хотели, чтобы произошло то, что произошло в предыдущем матче? Он говорит, ну вопрос такой же, как и в предыдущем, мне ответ очень похож. Мы должны играть с большей продолжительностью, и мы должны лучше играть в защите. Это самое главное. Quanto sarà importante e come la Roma dovrà gestire il tempo e la fretta di recuperare il risultato? Ma, sarà importante gestire le forze per 90 minuti, ma dobbiamo cercare di giocare il nostro calcio. Il nostro calcio si va a mille all'ora. Dobbiamo dare subito un impulso importante alla partita. Se riusciremo a sbloccare la gara, cercare di non pensare insomma di avercela fatta, ma continuare a esprimere il nostro gioco per 90 minuti o per quanto riusciamo a giocare. Вопрос такой, как вы собираетесь играть этот матч? То есть как вы стараетесь интенсивно играть? Он говорит, так как это матч, в котором ошибаться ни в коем случае нельзя, нужно опять-таки играть на протяжении всех 90 минут и нужно стараться с самого начала повернуть результат предыдущего матча на нашу сторону. Пастори, Романист. Mister, volevo chiedere, la Roma è abituata a fissare alta, come pensi a doppiare al deficit dinamico tornando attaccanti dello Shakhtar? Poi a Florenzi invece volevo chiedere, la Roma in casa all'Olimpico ha ottenuto 5 sconfitte in campionato e invece ha fatto quasi percorso dentro il Champions, soltanto 0 gol finora. Come mai questa differenza? Grazie. Perdonami, non ho capito il deficit? Dinamico. Gli attaccanti dello Shakhtar. Beh, se partiamo da questo presupposto non dobbiamo nemmeno scendere in campo. Io ritengo che la Roma debba avere prima di tutto la grande spensieratezza e la determinazione di affrontare questa gara. Dico anche un po' di spavaldo è la parola sbagliata, però il desiderio ugualmente di cercare di fare male agli avversari, perché non è una partita che noi possiamo gestire, ma dove dobbiamo vincere. E credo che come marchio di fabbrica per questa gara ci vuole. Sì, con la spensieratezza giusta, una grandissima voglia di far male agli avversari. E per fare questo non possiamo essere attendisti. Per di più, questa squadra ha un pensiero unico, cercare di andare a dominare le partite, sapendo che dall'altra parte ha una squadra che ha qualità a palleggio, ma ha anche dimostrato nella partita d'andata di poterlo fare, di poter andare dall'altra parte, andare a prendere e mettere in difficoltà. Ovviamente sapendo che non lo può fare per tutti i 90 minuti. Так как у команды очень сильная нехватка по сравнению с динамикой нападающих Шахтера, мы не можем ответить на такую провокацию, просто говоря, что мы не в состоянии это удержать. Мы должны стараться победить сразу, с самого начального момента, и мы должны знать, что мы должны в этом матче только победить и не играть на ничью или на что-то другое. Мы должны победить. И мы знаем, что мы играем с командой, которая постоянно доминирует матчи. И поэтому мы должны проиграть полностью на нашем самом высоком уровне все 90 минут. La voglia che abbiamo è quella di rivedere le partite che abbiamo fatto in casa in Champions. Quello sicuramente ci è mancato qualcosa in casa ultimamente in campionato. Siamo riusciti a fare comunque una buona gara l'ultima contro il Torino.
vogliamo prenderci la qualificazione, quello è sicuro, ma come abbiamo detto prima dovremmo essere anche attenti alle loro qualità. Gli stessi, noi хотим получить qualificацию, и для этого мы должны играть так же, как мы играли вообще в Лиге чемпионов, и не повторять целую серию ошибок, которые мы в последнее время совершали в чемпионате. Buongiorno. Al mister volevo chiedere questo, con le vittorie sul Napoli e Torino la Roma di salire al terzo posto dovesse bastare il turno a mani e uscire dalle prime 8 d'Europa. Cambierebbe probabilmente e anche molto la percezione sulla stagione della Roma. Le volevo chiedere, la considera sempre come la partita più importante dell'anno, della stagione? E Alessandro invece volevo chiedere... Facciamola dopo. Ah, ok. Sì, credo che sia una partita per tutti quanti noi importantissima. Però per trarre dei giudizi, secondo me, è sempre prematuro. Ritengo che questa qualificazione sia fondamentale per tutti quanti noi, per l'ambizione, per il desiderio, per ridare slancio sia alla squadra ma anche a tutto l'ambiente, ma nello stesso tempo per dare giudizi definitivi sul campionato, quello che sarà, è troppo prematuro. Alla fine ne potremo parlare. Pensiamo a questa partita che credo che sia importante. Non credo che la Roma sia stata tanto abituata ad arrivare a questi livelli, mi auguro di poterlo fare insieme a questi ragazzi e insieme alla nostra gente, come ho detto anche in precedenza, augurandomi che sia veramente il dodicesimo uomo in campo. Il domanda è così, come possiamo considerare il campionato e как далеко прошла команда в Лиге чемпионов, мы можем считать этот матч самым важным матчем всего сезона. Ответ таков, этот матч крайне важен, естественно, но называть его самым важным матчем сезона нельзя. Это можно будет сделать в будущем, так как это очень важный матч для всех, не только для команды, а так и, как и для всего антуража команды. Мы должны постараться победить. И я еще считаю, что команда не готова еще проживать ежегодно такие ситуации, пройти так далеко в чемпионате. И поэтому мы постараемся пройти дальше. A Florenzo invece volevo chiedere questo, se è 16 mesi dalla scadenza del tuo contratto, insomma domanda da aspettare, è arrivata. Se ci dici a tutta la situazione, se c'è la possibilità entro la fine stagione di. Penso non sia la sede adatta per parlare di questa cosa in questo momento. Sono abituato a pensare al presente e non a quello che succederà domani. Al presente per me però è la partita che viene, perché penso sia intanto una delle partite importanti che potrei disputare, qualora il mister me ne darà la possibilità. Una cosa che posso fare, che possiamo fare, è quella di giocare la partita domani e dare il 100%, perché sappiamo quanto vale questa partita. Per noi giocatori, ma soprattutto per l'ambiente Roma e per i tifosi vale veramente, veramente tanto. Вопрос был таков. Раз вы знаете, что через 16 месяцев у вас заканчивается контракт, что вы думаете? Вопрос такой, ответ такой. Я считаю, что это не самое лучшее место, чтобы говорить об этом. Я предпочитаю думать о настоящем, то есть о матче. И я надеюсь играть в этом матче, если тренер даст мне возможность. Конечно, я хочу играть на все 100%, в первую очередь для болельщиков. Ubaldo, Corriere dello Sport. Buongiorno, allora. Funziona? Sì, si sente. Allora, una domanda per Francesco e una per Florenzi. Comincio da Florenzi. Ho avuto la sensazione, venerdì contro Torino, che sia stata sul piano proprio della facilità di corsa forse la migliore partita da quando sei entrato dopo l'infortunio. Hai anche te questa percezione? Hai avuto anche te questa percezione? Ma dai dati che settimanalmente ci dà il preparatore atletico, sono un paio di settimane che sto facendo delle buone prestazioni sotto il profilo fisico,
Poi non vuol dire perché puoi fare 100 km, ma sbagli 100 passaggi, quindi bisogna abbinare un po' le cose. Quello sta a me, sicuramente sono in un momento questo dove mi sento bene, speriamo di continuare questo trend anche domani. Значит так, вопрос такой. Раз все говорят о том, что последний матч, который вы сыграли, это был ваш лучший матч за весь сезон, как вы думаете, что вы думаете об этом? Говорит, да, в связи с данными, которые мне дают постоянно, я очень хорошо играю физически, но это не обозначает действительно хорошо играть, потому что можно ошибиться и 100 из 100 пасов. Но я себя очень хорошо чувствую и надеюсь продолжать так же и дальше. E Eusebio, volevo chiedere, con garbo, secondo il tuo stile, hai rinnovato l'appello per i tifosi, ma non ti pare strano che per una partita così importante dove la Roma si gioca la possibilità di entrare tra le prime 8 in Europa, si faccia fatica, almeno i dati di ieri sera, ad arrivare a 50.000 spettatori? Un tempo quando tu giocavi, insomma, per partite del genere c'era davvero 60-70.000 spettatori. È cambiato qualcosa, secondo te? Assolutamente sì, ma siamo cambiati anche noi nel mondo del calcio, è cambiato il contesto. È cambiato il mondo social, sono cambiate le televisioni, per quello cambia anche magari l'abitudine di andare tutti quanti allo stadio. Però ritengo che dobbiamo essere bravi noi a trascinare con le nostre prestazioni più gente possibile allo stadio, avvicinare famiglie, ci sono tante situazioni che anche in questi giorni è la dimostrazione che non avvicinano le persone ad andare allo stadio, al massimo le allontano. Per quello credo che sia proprio una questione di cultura generale dove dobbiamo migliorare, che non si lega solo a questa gara, si lega a un discorso complessivo, ma il mio richiamo non è tanto a tanta gente. Io credo che noi abbiamo bisogno di qualità della gente, nel senso che anche se sono 40, 50, 60, è la percezione che si ha all'interno dello stadio della gente che ti avvicina anche nel momento di difficoltà. Io penso che domani sia importante che anche appena si sbagli un passaggio, il primo, ci sia il pensiero solo di applaudire e cercare di dare un aiuto ai propri calciatori. Per quello siamo lì, per poi alla fine dare un giudizio finale. E noi abbiamo bisogno di questo, non tanto di quantità, di qualità. Вопрос заключается в следующем. Так как тренер попросил болельщиков присутствовать на стадионе, у него спрашивают, по вашему мнению, что изменилось, почему, когда вы играли, было все по-другому? Говорит, да, все изменилось. Изменились, во-первых, все медиа, то есть телевидение изменилось, изменился интернет и так далее. И мы должны хорошо себя вести, чтобы приходили больше семьи. Нужно изменить полностью культуру людей, которые приходят на стадион. И нам нужно не количество, а нам нужно качество. Нам нужно видеть, как люди ведут себя на стадионе, чтобы мы получали от этого эффект определенный. Допустим, если мы делаем неправильный пас, с самого начала мы хотим, чтобы были аплодисменты. То есть мы возвращаемся к тому, что мы хотим качества, а не количества. Кто Соколо и Бучанин футбол? Добрый день. Я хотел бы вопрос главному тренеру Сергею Франческо. Готовились ли вы специально к себе с матчем? Visto che la domanda rivolta a lei, per caso lei si è preparato ai rigori alla fine della partita? Ovviamente sì, perché nel calcio nulla è scontato ed è giusto che noi ci prepariamo anche a calciare i rigori. Ci siamo preparati, anche a questo. Ci prepareremo anche oggi. Da, конечно, подготовились и к этому, потому что в футболе все неоднозначно. Естественно, мы готовились, мы будем готовиться и сегодня. Austini, il tempo. Buongiorno, prima per il mister ha parlato dell'importanza per la squadra di questa partita. Io volevo sapere invece per Di Francesco, cioè come la sta vivendo a livello personale, cioè è forse la partita più importante della sua carriera, magari c'è lo stimolo di arrivare dove anche un grande allenatore come Capello non è mai riuscito a portare la Roma, lo stesso ultimo Spalletti, Garcia, cioè la vive anche da questo punto di vista. Ma non paragonandomi agli altri, perché nemmeno questa considerazione me la stai facendo te, nemmeno ci ho pensato. Credo che ho il forte desiderio di portare questa squadra ai quarti, al di là dell'aspetto personale, perché mi auguro di poter fare ancora meglio. Questo è un po' l'obiettivo. Però in questo momento, passo dopo passo, guardiamo quello dell'obiettivo, guardando avanti,
e credo che sia una grande chance, sia per me ma per tutta la squadra. Però io penso poco, te lo assicuro, a me stesso. Parlo sempre di squadra, di un'entità unica e mi sento molto integrato a questo contesto. Вопрос таков. Для вас, мы всегда говорили вот сейчас о том, насколько важно это для команды, но для вас, насколько это важно? Это самый важный матч вашей карьеры, вы себя чувствуете, как можете, что можете превзойти Капелло или Спалетти. А ответ такой, я себя ни с кем не сравниваю, в этом я даже не подумал. Для меня самое главное – это идти дальше, шаг за шагом. Это, конечно, великий шанс, но опять-таки будем смотреть все шаг за шагом. Florenzi, volevo chiederti, ormai sono passati diversi anni da quando giochi in terzino, tre allenatori sostanzialmente della Roma ti hanno confermato il tuo ruolo, credo, il mister. Ormai ti senti definitivamente un terzino o continui a vivere un po' come un adattamento? Ma semplicemente io do la disponibilità a chi mi allena. Mi trovo bene a giocare terzino. Non lo nego e forse è un ruolo in cui mi trovo molto bene, ma come ho sempre detto, non ci sono problemi dove io possa giocare. Per me l'importante è cercare di scendere in campo e cercare di dare il 100% per questa maglia. Вопрос таков, так как последние три тренера поставили вас на положение полузащитника, как вы это видите? Вы думаете, что-то вас ставит туда, куда некого поставить больше, или вы там хорошо играете просто? Он отвечает, да, мне нравится там играть, я могу играть, где, куда бы меня не поставили, мне самое главное давать все 100%. Facciamo un'ultima, Lorusso, RDS. Vorrei chiedere al mister se domani basterà la stessa Roma di Napoli, sia dal punto di vista del gioco espresso, che del cuore, del carattere, oppure se crede che servirà ancora di più. Beh, se fossimo quelli di Napoli saremmo già a buon punto. Per quello ritengo che sia una delle prestazioni migliori dal punto di vista anche di caratteriale, di applicazione, di stare nella partita per tutta la gara senza avere disattenzioni. Io credo che se fossimo come quelli di Napoli non sarebbe male, magari con maggiore qualità quando andiamo a proporre gioco, perché credo che siano due squadre completamente, non totalmente, ma differenti nell'andare a ricercare un pochino la fase difensiva, dove lo Shakhtar ha la capacità di rimanere corto come prima qualità, ma non ha una grande, grandissima aggressività come il Napoli, di stare spesso nella metà campo avversaria. Per quello cambia un po' il filo conduttore della gara, anche se la prestazione di Napoli è da prendere come esempio, sotto tanti punti di vista. Grazie. Voi считаете, что игра Ромы как с Наполи будет достаточно, чтобы победить Шахтер? Ответ – да. Если мы будем играть с Наполи, то уже будет очень хорошо. Но Шахтер и Наполи очень различные команды. Мы в игре против Неаполя показали свой характер, но этого недостаточно. У нас не должно быть моментов, где мы теряемся, что мы невнимательны. Но так как Шахтер играет очень различно в сравнении с Неаполем, он менее агрессивен, то посмотрим, что будет. Alessandro, vorrei chiedere, prima dicevi che ti senti bene, sei contento delle tue ultime prestazioni, al netto degli infortuni che chiaramente hai avuto e ti hanno rallentato, sei soddisfatto della tua stagione fino a questo momento, pensi invece di dover far meglio in generale? Penso che posso fare meglio, ma anche perché è una mia prerogativa, quella di cercare di non fermarmi mai, di non avere un punto di arrivo, cercare di migliorarmi sempre nella vita, come nel calcio non si impara mai, non si smette mai di imparare, insomma, quindi questo è un po' la mia prerogativa.
Так как у вас были многочисленные травмы и все равно вы продолжаете играть в этом сезоне, вы считаете, что этот сезон проходит хорошо или вы можете дать больше? Ответ такой, да, естественно, могу дать немного больше. Я никогда не останавливаюсь, у меня нет окончательной точки как в футболе, так и в жизни. Grazie a tutti. Grazie. Bravo. Grazie. Dove andiamo? Diretto a finire. Piove, governo 5 Stelle. Mazza, però sei una cura, Io ce l'ho cura per te, Roberto. Per quelli che ci seguono l'appuntamento è per le 16 sempre in diretta per gli allenamenti.